Buongiorno Sanella Salomoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, con te questa mattina si voleva parlare di catcalling, che è quella cosa che fanno i maschi quando vedono passare una bella ragazza ben vestita oppure che delinea alcune forme perché si veste in modo particolare. Certo. Sai, poi una donna si mette, ha delle belle gambe, mette una bella minigonna con un bel paio di scarpe rosse col tacco, per esempio, e subito... A correre, ma magari no? Eh sì, però magari sai, anche quando cammina può essere fatto il catcalling. No, siccome è venuta fuori la storia dell'Aurora Ramazzotti, sai, quella polemica che lei appunto si è tolta la giacca intanto che stava correndo e ha avuto questo tipo di reazione da parte dei maschi. Sì. Quindi intendo dire che è una, possiamo anche considerarla una piccola violenza, però non è un complimento. Cioè tutte le cose che vengono fatte non richieste, sì, dai maschi verso le donne non è un complimento. Non è assolutamente. Facciamo un esempio. Beh, freghiamocene, insomma, dai, per strada si tira e gli dice anche che belle gambe che hai, ma dove, ma vai a quel paese perché non è giusto, io non ti ho chiesto. Perché non me l'hai chiesto per quello. Cosa ne sai di quello che sento io, la mia reazione, quello che provo io? Questo è ci sono statistiche, queste cose vengono fatte dalle ragazzine dei 10 anni in su, sì, quindi vuol dire che i maschi hanno una testa particolare e no, che aspetta, non no, che ragionano parte più con la parte bassa che quel che invece... Bravo, hai visto, cioè, che hai imparato in tutti questi anni. Gli uomini ragionano di più con la parte bassa, è vero, lo sapevamo questo. Sì, è vero. Infatti. E poi, a parte questo, in Italia non è nemmeno reato. In Francia c'è questa, il governo Macron, c'è appunto stata questa Marlène Schiappa, che è segretaria di Stato per le pari opportunità, che ha tirato fuori questa legge, quindi vengono puniti con 750 euro di multa e se sono recidivi anche di più, 3.000 euro mi pare, roba così. Quindi intendo dire, ci vuole, ragazzi, chiamasi consenso, chiaro, anche per fare un complimento, ci vuole il consenso dell'altro. Quindi questo è il disagio, questa è la situazione. Nel senso che se posso fare un complimento dall'altra parte, dici sì o no? No. Oppure la domanda è che complimento vuoi farmi? No, perché non sei scemo. Non è, no, scusa, perché capisco limitati. Però che uno debba anche dire posso farti un complimento è anche quello un'invasione se non mi conosci. Ma sì, ma sai quante volte capita? Appunto, sai quante volte capita? Scusi, le posso fare un complimento, ma sai quante volte l'ho sentita questa cosa? Mettiamole. Appunto. E cosa allora si fa? Non si fa allora, il complimento non si fa. No, non è che non si fa, ma se non la conosci, non sai chi è, stai zitto. Cioè, stai zitto, guardi. Se vuoi, guardi e basta. E quindi l'approccio, se uno vuole incominciare un approccio, deve cominciare in un altro modo. Sì, certo, deve cominciarlo alla pari, non come si faceva una volta, che non credevo, sono rimasta allibita io di questa storia del catcalling, che cioè, letteralmente vuol dire fischia gatto. Quindi intendo dire, perché pensavo che ai miei tempi, negli anni, non dico 70, perché lì c'erano le femministe che sì, ti toglievano cavavano gli occhi, sì, infatti. Ma prima, ai tempi di mia madre, gli anni 50, la ragazza della porta accanto, gli uomini potevano fare, lo chiamavano proprio pappagallismo per questo, no? E addirittura le donne qualche volta pensavano anche di non essere abbastanza belle se questa cosa non veniva fatta. Quindi è proprio la mentalità generale che deve essere cambiata, più rispetto per noi e anche noi stesse, più rispetto per noi stesse. Ciao Serenella, grazie, buona giornata. Ciao, a presto. Ragazzi, buona giornata, il macchiatone.